Gianni Berrino, assessore al turismo, un'idea per promuovere territorio, prodotti, seguendo il filo conduttore della Milano-Sanremo, la classicità del ciclismo che piace tanto ai turisti e agli italiani. Abbiamo 270 km circa di percorso della gara ciclistica che attraversa 6 province, 3 regioni, tutte ricche di un territorio bellissimo e di prodotti agroalimentari e vinicoli molto molto interessanti. Per cui l'idea è sorta spontanea, però dopo 107 anni dalla prima edizione di Sanremo, cosa facciamo di questo territorio? È possibile sfruttarlo dal punto di vista turistico e non gastronomico? Abbiamo ritenuto di sì. Oggi è stato questo incontro alla Regione Lombardia all'interno di Expo 2015 per trovarci tutti insieme attorno a un tavolo e iniziare a parlare di questo progetto, che secondo me potrà dare ottimi risultati sia in termini di presenza sul territorio, sia per far scoprire paesi, cittadine, province, campagne, monti che vengono attraversati dalla Milano-Sanremo ma che spesso in televisione non si vedono, e per permettere anche che su questi territori rimangano per più tempo i turisti interessati al percorso della Milano-Sanremo. Quindi ci sarà proprio un percorso da seguire, farete del materiale promozionale e la promozione sarà subito dal 2016, dal marzo 2016. Ma prima di arrivare alla promozione dobbiamo chiudere gli accordi con le camere di commercio, con chi vuole essere interessato per creare questo prodotto e per poterlo offrire, anche mediante contatti con Gazzetta dello Sport, che naturalmente crea, organizza dal punto di vista sportivo la Milano-Sanremo Ciclistica.